scherzi a parte? No, è scherzi a parte. No, perché se è scherzi a parte, un Farid. È scherzi a parte. Cioè, né Calautaro Martinez. O Zhang, ma cosa ti sei insemunito? Cioè, me ne vuoi lasciare uno Zhang o no? Ti sei insemunito? Puttana di quella troia. Puttana. Ma se... Oh, oh, non ho fatto in tempo a fare il video stamattina. Bisogna rinnovare il contratto a Lautaro Martinez. Track, viene fuori la bomba. Lautaro Martinez ha già l'accordo col Tottenham. 70 milioni più 20 di bonus. Va via anche lui. O Zhang, guarda che qui è un edging in giù. La squadra che t'aveva là. Questo è un edging in giù. Questa è l'Inter, eh? Quella è Italia, 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 paese con una democrazia, paese che non è come il tuo, è un è Gin Gin Giù, che l'anno scorso col Gin Gin Giù te 20 scudette e quest'anno non l'hai neanche iscritto al campionato. Se non hai i soldi per comprare la Ferrari, per mantenerla, è inutile che la compri. Cosa te la compri a fare poi? Per metterci 5 euro di benzina che non c'hai i soldi da comprare la Ferrari? Comprati una Panda, comprati! Posso capire chi è Hakimi? Vabbè, Hakimi, Acho, Hakimi, Awei, Hakimi. Ma come si fa? Awei, Hakimi, Acho, Hakimi, va bene Hakimi. Lukaku, Awei, Cho, Lukaku, Acho, il bilancio. Acho. Adesso ne è Calautaro, oh! Oh! Chi coi darmi stecco, Gagliardini? Oh, darmi stecco, Gagliardini? Chi c'è? Sei in la testa, te? Ci ha detto i nomer? Sei completamente fuori di melone! Puttana miseria, ragazzi! Pensavo acqua ma no tempesta! Credevo acqua ma no tempesta! Zhang! Zhang! Se non sei più buono di... Se ti hanno portato via il negozio delle lavatrici, se te l'hanno portato via che non sei più neanche proprietario là di Suning, vieni qua, guarda, io qui in Romagna c'ho un pezzo di terra, abbiamo gli zucchini, puoi venire a raccogliere gli zucchini, abbiamo i pomodori, puoi venire a raccogliere i pomodori, abbiamo i cetrioli, quelli tondi, puoi venire a raccogliere i cetrioli, abbiamo le prugne, guarda, te le raccolgo in diretta, guarda, prugne fresche, le prugne fresche, vieni qui che ti do io da lavorare, te li do io 1000 euro al mese, se non sai come fare ad andare avanti, se non sai. Oh, ma questa è l'Inter, eh? Questa è l'Italia, eh? Un è Canton, un è Catua. Ma cosa sei, ubriaco? Cioè, cazzo! Io posso capire, cioè, da fare un sacrificio, vabbè, fa un sacrificio, Hakimi. Ah, uè, e manda giù la pillola, Hakimi. E manda giù la pillola, Ah! Cioè io fino adesso sono uno di quelli che ti ha dato addosso di meno. Sono fra tutti i tifosi dell'Inter, io sono uno di quelli che ti ha dato addosso di meno, che ha sempre cercato di capirti, anche quando eri in Cina, che non venivi, che sei stato 8 mesi senza venire. Io ero uno di quelli che dicevo, ma poverino, magari lui avrà anche voglia di venire, ma là in Cina, sai com'è? La democrazia è un po' naif. Si vede che, siccome che ormai il calcio là è sotto il controllo del governo cinese, si vede che dal governo cinese gli hanno detto non andare, stai qua. E allora io ho anche cercato di capirti anche durante le tue assenze. Anche durante le tue assenze ho cercato di capirti che sei stato 8 mesi senza venire. Sei venuto, hai fatto le fotografie, 2 selfie con la coppa e poi c'è il tournée a Catua. Oh! Io sono uno di quelli che ha cercato di capirti di più, veramente. Cioè io fino ad oggi sono uno di quelli che... ero sempre lì a cercare di capirti e delle volte mi hanno detto Luca basta leccare il culo a Suning, non è che lecco il culo a Suning, però ho sempre cercato di capirti, cioè se va via anche Lautaro, madonna cosa devo capire? Poi va bene, arriva Dzeko, è il mio idolo, arriva Zapata, diventa mio idolo, arriva Correa, diventa mio idolo, prendiamo Belotti, diventa mio idolo, prendiamo Fracazzo da Belletri, diventa mio idolo, però oh, guarda che non puoi mica andare avanti così, oh! Cioè, ti capi? Non so se hai capito che questa è l'FC Internazionale Football Club di Milano, un è Jingzhou di Nanchino, e Jingzhou di Nanchino, se c'è o non c'è, sbatte cazzo, non frega niente a nessuno, neanche a quelli di Nanchino, il Jingzhou di Nanchino, non interessa a nessuno, questa è l'FC Internazionale Milano, più di 100 anni di storia, te, non è che tu puoi venire qui e tu fai che cazzo te, arrivo io, faccio quello che mi pare, no, 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 no. Un funziona c'è, Bibbo! Bibbo! Un funziona c'è, eh! Questo viene qui. Aspetta, che hai vinto uno scudetto un anno, poi pensi di poter fare quel cazzo che ti pare con la nostra storia,
con i nostri colori, con la nostra maglia. Ciao Bibbo, Bibbo, se ce la fai bene ti sosteniamo, se non ce la fai vendi, che a febbraio lo sanno tutti che c'era chi comprava l'Inter, solo che a te 750 non ti bastavano, non ti bastavano. Ascolta figlio mio, se sei nella merda fino qui devi anche accettare il compromesso che magari se vendi l'Inter e ci rimetti 100-200 milioni, tu vuoi un miliardo, trovi uno che ti dà 700-800, pazienza, la vendi a 700-800, lo so che te vuoi fare la patta, lo so che te non vuoi perderci neanche un milione perché sei un tirchione, perché là da voi funziona così, ma a me sbatte cazzo, se ce la fai a mandarla avanti, mandala avanti, ma mi sembra di vedere che qui i soldi siano finiti, mi sembra di vedere. Quindi non lo so, che cosa vuoi fare? Te la vuoi tenere? Se te la vuoi tenere non si fa così. Se te la vuoi tenere non è che vinci uno scudetto e poi sfracassi tutto. Qui un edging giù, a Trozadet, un edging giù. L'edging giù, lecca tua, tu fai che cazzo cut pe. Qua un edging giù, qua un edging giù. Quella è Italia. Non funziona, puoi fare come a casa tua qua, oh. Qui non è che puoi fare come a casa tua. E ti aspetti che la gente dica, ah va bene dai, abbiamo vinto lo scudetto. Ma qui c'è una storia, oh. Qui ci sono 100 e passa anni di storia. Tu un po' mica fai come è Jingju. Tanti tifosi del Jingju, cosa vuoi? Gli sarà dispiaciuto a mezza giornata che non c'era più il Jingju, è pur buona. Insomma, qui, oh, ma cosa stai facendo? Ti dà di volta, il cervello ti dà. Cioè, amico, patticchiare amicizia lunga. Io ho cercato sempre di avere una parola per cercare di capirti. Adesso mi sono andate cazzo. Poi sia chiaro, io l'Inter l'ho tifata con Taider, l'ho tifata con Belfodil, l'ho tifata con Schelotto, l'ho tifata con Kuzmanovic, la tiferò anche con quelli che verranno, eh. Dzeko che non è schifoso. Premessa, Dzeko non è un cesso, Zapata non è un cesso, Vlahovic non è un cesso, Correa non è un cesso. Se vengono questi, sono meno forti di Lautaro e Lukaku, ma non è che poi andiamo dei cessi. Però non è che puoi trattare i tifosi così, i sentimenti dei tifosi così, oh! Che tu credessi a Gianjù, a Nanchino? Mandarino. Altrimenti, ti ripeto, se non sai come fare ad andare avanti, vieni qua, che io ho tanta di quella frutta e della verdura da farti raccogliere, che guarda, vieni qua, Civitella di Romagna, poi ti do l'indirizzo, scrivimi, che te lo trovo io qualcosa da fare. Iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi su Instagram, like la pagina Facebook. Poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare, sempre, Dio di una Madonna, mangi i pomodori crudi così, appena raccolti dalla piatta. Sempre forza Inter. Sono anche buoni, se non sono freschi questi.